Ma com'è possibile che possano accadere le atrocità di questi giorni? Hannah Arendt, filosofa ebrea, quando aveva cercato di spiegare le atrocità dei nazisti, diceva che una tra le cose che hanno fatto i nazisti era cercare di animalizzare gli umani. E cioè non negare alle persone un particolare diritto, ma far sì che le persone non abbiano nemmeno il diritto di avere qualsiasi diritto, e cioè che queste persone non contano nulla in qualsiasi modo. Anzi, io direi che è rendere gli umani in una situazione peggiore degli animali, perché perlomeno gli animali hanno dei diritti. E quando sentiamo che il ministro della difesa israeliano dice che i palestinesi sono degli animali, e poi vediamo come attraverso questa propaganda un uomo di 71 anni negli Stati Uniti, che aveva un buon rapporto con una famiglia palestinese, si ritrova da un momento all'altro a uccidere un bambino di 6 anni con 26 coltellate. Con 26 coltellate. Perché? Perché era musulmano. E perché? Perché i musulmani sono degli animali nella sua testa. Tutto ciò ci deve ricordare due cose. La prima è che questo atteggiamento verso i palestinesi non è nuova. I padri del sionismo, come Theodor Herzl, già a fine 800 avevano quest'idea e questo atteggiamento nei confronti dei palestinesi. La seconda cosa è che questo atteggiamento è lo stesso che avevano i nazisti verso gli ebrei. E la cosa interessante è che già nel 1948 Hannah Arendt e Einstein scrissero un articolo per il New York Times dicendo che alcuni esponenti del sionismo commettevano atrocità da nazisti. Gli inglesi decidono di rinunciare al mandato nel 1947. A quel punto già era accaduto che 250.000 palestinesi erano stati cacciati dalle loro terre e centinaia di villaggi erano stati bruciati. La Haganah era l'esercito ufficiale, poi c'erano i gruppi chiamati dagli altri commissari inglesi del tempo, gruppi terroristici che fecero proprio attività di terrorismo puro. Questi avvenimenti, che molti di noi non conoscono neppure oggi, erano già conosciutissimi allora, e vi cito fra tanti una dichiarazione di Albert Einstein e di Hannah Arendt. Loro pubblicarono sul New York Times nel dicembre del 1948 una lettera dove chiamarono letteralmente la nascita del Partito della Libertà di Menachem Begin. E Menachem Begin era e sarà primo ministro israeliano, era un terrorista, membro dell'Irgun, che fece atti di terrorismo, stragi vere e proprie. Chiamarono il Partito della Libertà di Menachem Begin un'organizzazione nei metodi e nella filosofia politica e nell'azione sociale con apparentamenti stretti ai partiti nazisti, nazista e fascisti. Cioè, questo era chiaro ad Albert Einstein, a Hannah Arendt e ad altri intellettuali ebrei americani nel 1948. Come scrive una giornalista della stampa, disumanizzare il nemico non oscura la morte, ma ne aumenta la tollerabilità. E aumenta l'accettazione da parte del pubblico di quelle morti. Disumanizzare rende moralmente sopportabili anche i crimini di guerra che noi stiamo vedendo con i nostri occhi.